Amici di ElectroNew, in questo video vi mostreremo come collegare un rilevatore di movimento ad una lampadina comandata da un interruttore. Innanzitutto partiamo da una situazione di base molto comune, ovvero quella in cui la lampadina è collegata ad un interruttore classico. In questo modo, alla lampadina sono collegati un cavo di neutro proveniente dall'impianto ed un ritorno di lampada proveniente dall'interruttore. Prima di partire è necessario assicurarsi che la lampadina possa essere comandata da un unico punto e che quindi non siano installati deviatori o invertitori. Dal morsetto della fase diretta facciamo partire un secondo cavo di fase che andrà inserito nel morsetto L del rilevatore. In questo modo. Al morsetto N invece portiamo il neutro dell'impianto, che possiamo ricavare, ad esempio, da una presa o da una cassetta di derivazione. Dal morsetto L con la freccia in uscita del rilevatore, invece, facciamo partire il ritorno di lampada. Per una questione pratica, per i ritorni di lampada abbiamo utilizzato cavi grigi. A questo punto sdoppiamo questo ritorno di lampada utilizzando un morsetto 4-box. Un cavo deve andare alla lampada ed un cavo all'interruttore. Se non è possibile o risulta complicato utilizzare il 4-box, basterà inserire entrambi i cavi, il ritorno di lampada che parte dal rilevatore e quello che parte dall'interruttore, direttamente nel portalampada. Azioniamo la spina che stiamo utilizzando per simulare un impianto elettrico ed accendiamo la lampadina normalmente utilizzando l'interruttore. Così facendo, la lampadina resterà accesa come se il rilevatore non fosse installato. Successivamente, ad interruttore spento, accendiamo la lampadina utilizzando il rilevatore, che resterà attivo per il tempo impostato in precedenza. Noi, ovviamente, lo abbiamo impostato al minimo. Questo è il modo più semplice per far sì che entrambe le soluzioni funzionino separatamente ed in maniera autonoma. In un nostro video precedente, che trovate in descrizione, abbiamo realizzato i collegamenti in modo che spegnendo la luce dall'interruttore venga escluso anche il rilevatore. In questo caso, invece, nessuno dei collegamenti esclude l'altro e la lampadina si accenderà sia per il passaggio di una persona intercettata dal rilevatore che manualmente utilizzando l'interruttore. Per ora è tutto. Vi diamo appuntamento sul canale YouTube di ElectroNew per scoprire contenuti sempre nuovi sul materiale elettrico e la termoidraulica.